Piuttosto stavo pensando un'altra cosa. Quest'area mi sembra tanto l'area dove poi c'era la Tanni. Ti ricordi quel video che ti avevo mandato con la Tanni sulla carpa? Ah, è vero, aspetta. Però C'erano dei aspetta, barili. guarda, guarda un attimo una cosa, però. Arrivo, sto esplorando questo buchino di mondo. E c'erano dei barili nel video che ti ho mandato da far esplodere per tipo evocarla. Penso che sia più avanti là in fondo, sai? Cioè, dove stavi andando prima? Però dobbiamo fare il giro cioè, dobbiamo superare quel robo là in fondo. Perché vedi che sono tutti. Io mi ricordo che c'erano tipo degli alberi, e quello è l'unico albero lì. No, io non mi ricordo, io mi ricordo che c'era dell'acqua e dei barili da far esplodere. Te pensa alla mia memoria. Basta, mi ricordo solo quello. E la Tanni su una carpa. Però penso che sia più avanti. Comunque adesso vediamo. Dobbiamo trovarlo, l'abbiamo trovato in tutti i Borderlands, la Tanni sul pesce, tipo, che è detta così orribile, ma lo fa, è pazza quella lì, e quindi era su un pesce. Lo senti? La sento, la sento. Vuoi solo Quindi la capire sarebbe fatta giù di qua. se si può cittare, mamma mia, Macy! Quando si poteva Ce l'hai tranquillamente. fatta? Sì, ho saltato via al muretto. Ok, l'ho fatto anch'io. Ok, qui c'è un Ma sono dall'altra autoparlante. parte. Sì. Qui c'è un Dietro lì, non ti autoparlante, muovi? ma se la sta prendendo con un inarrestabile super infuriato. Ma tutto sto loot, c'è anche due leggendari, ma dove sono spuntati? Non ne ho idea, ce l'ho pure io. Guarda questo. Prendi lei, prendi lei. Prendi lui, prendi lui. Vado Prendi la invisibile. granata, Papà. prendi la granata. Aspetta, io ce l'ho di ghiaccio, le granate. Sì. Quest'arma fa un po' schifino. Però, ok. Vedo dell'energia. Ma è tornato grasso, tra l'altro, se... È vero, è tornato panzino panzitto. E la testa, che ha fatto la testa? Boh. Era muscoloso, no, prima? Vabbè, Sì. Aspetta. cosa. Ah, ecco, lo vedo dove è l'antenna. Ah, ecco, giusto. Già me l'ero scordata cosa eravamo venuti a fare qua. Pensa un po'. Però non Dove la vedi? capisco. Guarda, è laggiù, dove sparo adesso. Vedi? Qui c'è una scala, però è una scala che non ci si arriva. Dove sei? Qua. Dice Triolino? Sì. Ah, ok, stavo cercando di salire dalla parte sbagliata. Giusto, il giallo schifoso, perché non ci penso mai io? Ho la repulsione Purtroppo. contro il giallo schifoso, io lo cancello dalla mia vista, non lo vedo. Purtroppo. Prego. Aspetta, bisogna calcolare bene il saltino qui. No. C'è qualcosa che... C'è qualcosa che ti fa rimbalzare la testa. Dannazione. Ehi, ma Dimmi. là c'è roba. Adesso poi dobbiamo guardare anche là. Là, Lo facciamo esplodere. Anzi, lo fai segnato. esplodere perché so che ci tieni. Ma Sì, tantissimo. sai cos'è? Io ho provato anche a cambiare punto in cui saltare. Perché sai che c'è l'asticella, no? Ah, ok, hai provato anche tu Io ho allora. provato a saltare in diagonale, ma se si incastra sulla prima trave. C'hai Io ragione anche però tu. ho un dubbio. Cittino, Hai cittino, capito? Hai cittino. capito? Cittino, Cioè, è qua cittino, cittino. sopra. C'hai ragione anche tu. Aspetta, mi è uscita un'interazione. E Aspetta, mi se sto mi usi come incastrando. scalino? No, no, aspetta, c'è un'interazione. Ce l'ho, ce l'ho. Aspetta, l'ho presa? No, era una cassa, dannazione. Ho aperto una E cassa. con cui possiamo interagire, quindi. No, come ho fatto? E adesso? Ok. No. No. Niente. Ci ho No, batte provato. proprio la testa, però che fastidio. Ma perché mi ha fatto sta cavolata? Non è possibile. O che è un troll e si passa da un'altra parte. Potrebbe essere. Fai un saltino, girati di scatto e premi per arrampicarti. Ok, Ah, ok. perfetto. Sì, ma non si fa. Sì, si Non fa così da ora credo in poi si fa proprio. così. Si fa così, è Mi perfetto. raccomando, Messi, ora cadi di nuovo. Che così. Ecco qua. Guardati, guarda. Morici! Per aver conquistato quella torre. Prego.
l'intenzione dei Calypso. Cosa non ti torna? È il danno corrosivo che ho. Dovrei avere un altro danno. Dovrei avere il danno di fuoco. Aumenta il danno dell'effetto di stato. Vuol dire che aumenta il danno delle armi elementali o tipo che prendono fuoco i nemici? Prendono fuoco i nemici. Beh, gli effetti di stato sono i status elementali che subisce il nemico. Ma è il danno che riceve quando lo colpisci. Non è che prendono fuoco. Non mi sono mai accorto di questa cosa. Se prendono fuoco i nemici non me ne sono mai accorto. No, prendono fuoco. Non ci ho mai fatto caso. Anche se sul 2 era più chiara questa cosa. Sì. Sì, perché si vedevano effettivamente tipo sciogliere o cose così. Cioè avevano l'elemento che si vedeva addosso al nemico. Ah no, ma c'è, qui c'è anche una leva. Però è bloccato. Qua c'è una secondaria. Al 100%. Quindi noi stiamo andando dalla parte sbagliata, come al nostro solito. Dovremmo andare dietro. Io poi non so te, ma questa cassa la vedo aggrappata al nulla. Cioè, vedo il gancio, ma non vedo un eventuale cavo a cui potrebbe essere sostenuto. Sì, anch'io. Ah, sì, perfetto. Sì, è letteralmente appesa nel niente, non ci avevo fatto caso. Ehi, 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 c'è un piccoletto! Ah. Muori! Sono ok. Passato in mezzo alle chiappe. Che schifo. No, ma che succede? Yeee, yeah! Che è successo? Ti ha sconnesso? Sì. Ma no. Avevo anche dei leggendari. No. Qui devo fare delle scelte di vita. Però non mi posso portare tutta sta roba nell'inventario, perché non c'è più spazio per c'è me. C'è saccheggiatore. Che cacchio. Ma uno non può stare tranquillo. Ma dove? Vieni, vieni, vieni. Uno non può stare tranquillo un attimo qui, ehi! Sapevo che come sta mitragliando. Okay. E c'è anche un altro? L'inarrestabile. Tanto abbiamo tutti dei lanciamissili di morte. I lanciapalazzi, quelli, oh. Cioè, tra l'altro lanci direttamente i barili. Infatti ho visto che è esploso malissimo. Questo sei cos'è? Dimmi. No, dicevo, tra me e te che lanciamo flash di luce e morte, io sto diventando scema. Però. Dicevo, forse è questo che è successo. L'inarrestabile ha ucciso il mio saccheggiatore. E quindi si è crashato? No, quando abbiamo trovato tutto quel loot che non sapevamo da dove arrivasse. Ah, dici che si combattono? Però potrebbe. Perché sennò non saprei da dove altro, da dove poteva venire quel robo lì. Ma piuttosto, 2 su 2 c'era un saccheggiatore, non è che qui spawnano a volontà? Potrebbe, magari è una zona propizia. Ma è farina! Sicuro. O droga, dipende. Infatti. Sai cosa okay. Mi ricorda invece a me? Vabbè, con un gran sforzo di immaginazione. Mi ricorda quel livello di Half-Life 2 dove hai il veicolo, cioè quello che sei nei canali. Non ho mai giocato a Half-Life 2. Vergognati, non ci corro più. Vabbè, io allora prendo la posta. Prendi la posta, va. Prendo la posta. Come l'hai presa strana, cioè prima hai cambiato la posta della posta per poi prendere la posta. Me lo sono chiesto anch'io, ma così funziona qua. Per capirci qualcosa, vieni a trovarmi e ti dirò tutto quello che so. Questo messaggio eco si autodistruggerà tra 3 secondi. Bip, bip, bip. Scherzo, non ti ammazzerei mai, Clay. Sei come un fratello per me. Ok. Larenzio, ho trovato un leggendario all'interno del venditore. Che si chiama Moxie Bouncing Pair, quindi il paio ballonzolante. E cosa fa? Preparatevi a passare dei guai molto grossi, non ne ho idea. Rimbalza aumentando il danno della loro esplosione. Io queste le prendo, fatta. Ho preso le bocce di Moxy, fatta. Wow, ma sono proprio 2 granate. Eh beh.
Lancio proprio le pompe di Moxie, fatta. Hello? Spara al bersaglio con l'occhio. Ah, Larins, ti lascio il piacere. Aspetta che c'è un'altra cassetta delle lettere qui. Aspetta che... Ah, ma era questo il bersaglio! Niente, ho fatto a caso, ma ho fatto, vedi, sono bravissimo. Sentimi le notizie, pensa pure al peggio. Vuol dire che mi hanno ucciso, catturato. Tu vieni a cercarmi comunque, però. Io farei lo stesso. Sì, sì, vai. Pieleggero è uno sballato figlio di puttana. Ci conosciamo da anni. Devi trovarlo, cacciatore. E robi strani. Saccheggiatore! Corri, corri, corri! Corri! Corri, corri, corri! Arrivo, arrivo, arrivo. Andate! Vai, Moxie, fai robi! L'ho preso! Chi è che parla così? Poverino è morto. Era il tic, sì. Vieni qui! Che perdita di tempo! Non vi siete divertiti! Ok. No, neanche un po'. Stavolta mi è andata male. Io ne ho trovato uno solo di leggendario. Ed è lo stesso che ho trovato prima, incredibile. Vedi, metto che qua. Quando Monty era preso dagli affari, mi accompagnava suo figlio Wainwright in giro per il pianeta. Non sembrava entusiasta all'idea di prendere le redini dell'azienda. Ne ho conosciuti parecchi di uomini d'affari e fidatevi, fare il presidente è come finire in un'orgia di sauriani. Ovunque ti giri, qualcuno cerca di mangiarti. Comunque c'è un'altra radio qui, radio. Sì. Mi piace il mio lavoro. C'è un'altra radio. Beh, ah, ma questo non è morto. Sono già dimenticato. Imbarazzo. Di te. Ah, saccheggiatore! Arrivo! È stato bello! È morto? Non ancora. Ho un sacco di gente in mezzo alle scatole. Ok, è morto. Attento, lancio boxy! La nuova frase, però non lancio le granate. Fatta. Sono pronta a combattere. Ho capito. Qui c'è un altro pezzo del Jabber rosso che poverino sfigatissimo l'abbiamo ucciso. Mi sono coperta love story. Di feci dalla testa ai piedi in vista dell'incontro con Jabber rosso. Sulle spalle porto due immense zanne nel suo stile. Fino a stamattina ero convinta di non aver fatto alcun progresso nel comunicare con Jabber rosso. Mentre scendevo dal mio albero però ho sentito un odore familiare. Feci le sue. Oddio. Le riconoscerei tra mille, credetemi. Ero già pronta a difendermi, quindi immaginate la mia sorpresa quando, giunta a terra, ho trovato un singolo mucchietto di escrementi posizionato con estrema cura. Al centro, una splendida orchidea. Vittoria! Più deficiente questa qui. Però si chiama Janice, cioè... Suona molto come Jane. Ma probabilmente infatti c'entra. E basta con questo dio retroi. Chissà com'è gelosa Tyrin. Ah! Aspetta. Ok. Aspetta! Ok. Sono progressi. Siamo in alto. Siamo in alto. Stiamo andando in luoghi dove probabilmente non è dato da... ce l'ho fatta! Aspetta! Ok. Brava. Non so se è il modo giusto, ma... No, è giusto, è giusto. Vai, vai, vai. Sì, sì, no, non so se era il modo giusto di arrivarci. Ma non importa, l'importante è arrivare. Esatto. Che è un pericolosissimo. Ok, ci sono. Bravissimo. Ci sono. Però prima vorrei andare a vedere qua su. Si può? Ma no, aspetta. Sono ricadi giù. No, non si può. Cacchio, ma c'è una piattaforma piccolissima, spero di non cadere. Ah, ok. Addio, propaganda degli FDC.
benvenuta propaganda Crimson. Brava. Ah, c'è Moxie che ci ha mandato posta. Ah, cos'è? È una skin. Arma skin, focosa Moxie. Posso mettere Moxie su ogni arma, la voglio. Fatta. Ho trovato la mia skin definitiva, Larens, fatta. No, per la tua felicità, finalmente si può usare la leva. Tira la leva! Ma perché? No! Ma non è che magari c'era un sistema per... Forse si poteva rompere il lucchetto, non ci ho neanche guardato. Ma che mai più vado ad aspettarmi che è pieno di barili esplosivi, cioè dai, che ne so io. Non è colpa mia, dai. Va bene, signorina, saremo dei pezzi. Sono errori che si pagano. Traditore la pagherà. Forse è l'ultima cosa che faccio. Il documento di Pieleggero dovrebbe essere ancora nel suo nascondiglio. Sono indistruttibili quegli affari. Mi piacerebbe dire lo stesso della mia squadra. Si sono morti tutti. No, non è vero, è morto solo questo in realtà. Che la signorina. No, aspetta, forse qualcun altro era morto. Beh, la signorina che si trasformava in bestione è viva. E poi non so se ce n'è un altro. Questo è morto. Prendo, eh. Ah no, ma non è un eco, credevo fosse un eco. E adesso andiamo al porto a cercare Domino. È il cecchino migliore del sistema, Eden. Nonché un uomo estremamente educato. Spero sia ancora vivo. Non può essere il cecchino migliore della vita. C'è in giro Mordecai e Zero. Svelatemi i vostri segreti, cristalli. Ehi! Cetrolino, lo so che sei stato tu, eh. Non ti nascondere. No, sono stato io, sono stato io. Ah, ok. La resa, allora. E niente, io ho trovato il double penetrating echo. Stasera è la sagra dei doppi sensi nelle armi. Va bene. Ma ci sta. Tra l'altro, non me ne ero accorta, ma la skin che ho equipaggiato su quest'arma si chiama Chiappe Scintillanti. Ed è quella di Stallone da culo, per dire. Che bello. Sì, infatti. Ma non è vero. Per studiare le popolazioni di Jabber di Eden 6. Ok. Sono così simili a noi, eppure così diversi. Quella che è iniziata come una semplice spedizione di ricerca si è presto trasformata in una lotta per la sopravvivenza. Proprio ieri, un sauriano ha trovato la capannuccia sull'albero la che ho eletto a casa. Ero sicura che sarei morta, ma un bizzarro ome, tornato di zanne, è comparso dalla cima della collina e usando le proprie feci come arma ha scacciato il mostro. Quando ho provato a ringraziarlo, è scomparso. Gli autoctoni mi hanno informata che si trattava di tale Jabber Rosso. Ma questo è l'inizio della loro love story? Vedi, te l'ho detto che ci mancava l'inizio. Di trovarne altri. Ci mancava l'inizio, avevamo trovato la parte finale, tipo. Ma non è qui che dovevamo andare, vero? Siamo... no. Arrivo. Qua. To, vai, aspetta. Sfogati. Aspetta. Fai fuori quegli FDC, ti copro io. In bocca al lupo. Dove sei? Ti ho perso. Sì. Arrivo. Vai, vai. Lanciati. Massa tutto. Ma non c'è niente, nessuno qua. Dove? Non li vedo. Ah, eccolo. Ti strangolerò con le tue stesse arterie. Vai, Mozzi, salvami la vita. Tornerò a visitarti nei sogni. Niente da fare, sono troppo forte. Questa cosa delle palle volanti è stracomoda. Sì, no, quell'arma che hai è rottissima. Però questo Golia non l'ho mica rotto io. Perché se la viene a prendere con me? Perché l'ho rotto io. E beh, è corso dritto dritto da me. Tu stai in mezzo alle palle, così... E non pensare male. No. Mi impegnerò un sacco per rompere i maroni, va bene? Brava.
Ehi, ce n'è un altro, quindi grosso bestione. Strappalo via! In pieno. Questo è un pianeta di stronzi. Occhio, nave in arrivo. Per favore, mettiti al riparo, cacciatore. Abbiamo trovato la casa segreta. Gestiscono un grosso traffico d'organi qui al porto. Fanno affettine dei poveracci e li vendono. Ma quello è senza testa. Ho impostato uno scanner per seguire tutti i carichi. Neanche a dirlo lo scanner della nave è rotto. Te lo dico dopo. Dovrai arrampicarti su quella gru per ripararlo e rimetterlo in posizione, così potrà tracciare la nave. Grazie tante. Volevo giusto sapere, si muore se si va lì, no? Posso scendere, quindi? Beh, sono sceso adesso. E no, io avevo visto che c'era la cassa, però non sapevo se si moriva o meno, quindi ho aspettato che scendessi. Sei una brutta persona.